Finalmente ho trovato il modo per stare per sempre tutti i giorni con voi. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, ultimo video del 2015. Lo chiudiamo con un calendario. Che ne dite? Facciamo il calendario per il prossimo anno? No, facciamo il calendario per tutti gli anni a venire, un calendario perpetuo che non ha un anno specifico, ma che regoleremo noi dallo spostare delle pedine. E allora ho pensato per voi, mi è venuta un IKEA e l'IKEA mi è venuta con lui, eccolo qua in foto, non mi ricordo come si chiama, però lo state leggendo in questo momento. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamola a trasformare in un calendario bellissimo, un tavolo pieno di colore per creare il calendario perpetuo. Inizio dell'anno, iniziamo con un calendario che duri per sempre e che sia sempre pieno di colore, e speriamo si veda anche la notte. Innanzitutto ci occorreranno dei colori acrilici. Io ho messo il video del piatto in cui ho usato questi colori, il piatto del 2016, il video precedente a questo. Mi sto trovando molto bene e ho deciso di usarli anche su un supporto come il sughero. Sopra quei colori userò una nuova tipologia di colore che si chiamano Phosphorus. Me li ha mandati sempre la Ferrario da provare e sono dei colori molto curiosi perché sono dei colori fosforescenti. Cosa significa? Si vedono al buio, o almeno questo è quello che promettono. Vedremo insieme più avanti in una video recensione dedicata a questi prodotti la loro resa, se sarà una resa ottimale come la Ferrario dice o se in realtà qualche cosa non ci piacerà di questi prodotti. Io li userò per fare questo calendario. Dei pennelli di diverse forge, non particolarmente pregiati. Una matita e un marker acrilico tipo Uniposca, ma che sia però con una punta molto fine tipo tratto pen, in maniera da segnare delle linee precise e che si vedano. Io lo sto usando bianca. Un tampone tondo, dei pezzettini di Lego, non dite a Poti che gli ho preso 3 pezzettini di questi qua, 3 tassellini, proprio questi vengono venduti in confezioni così multiple, sono i tasselli per unire più parti di vari mobili in legno. Poi ci serviranno righelli, 2, poi ci servirà un trapano, gentilmente offerto da Gabriele. Questo qui l'ho preso all'IKEA ed è molto carino perché si usa anche senza la presa. L'abbiamo preso come avvitatore, questo non è un trapano, è un avvitatore. Però io lo uso anche come trapano per questi lavoretti così un po' farlocchi. L'IKEA mi è venuta proprio con Sinnerling, questo sottopentola in sughero naturale dell'IKEA. Come prima cosa, considerando che Sinnerling dovrebbe essere lungo 30 cm, ok, troviamo più o meno idealmente il centro, non sarà mai preciso preciso ma non fa nulla, e tracciamo quella che è una linea mediana che percorra Sinnerling a croce da una parte e dall'altra. Se questo lavoro non lo farete col compasso non vi verrà mai 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 preciso, infatti il mio non sarà preciso perché scelgo di farlo a mano libera, ma il bello è anche questo. Prendiamo sulla linea laterale 7 cm da un lato, così, e 7 cm dall'altro lato, e prendiamo anche 7 cm dal basso. Su ognuno di questi 7 cm tracceremo una retta, così. Casomai di questo ritaglio vi metto la foto sulla mia pagina Facebook di Arte per te e facciamo, lo chiamiamo il calendario di Arte per te. A questo punto prendo il mio marker, che non so dove ho messo, perfetto. A questo punto decido di spaziare quelli che sono tutti i miei, quello che devo mettere nel calendario. Cosa devo mettere nel calendario? Devo mettere i mesi,
Allora, i mesi, i giorni della settimana e i giorni del mese. Quindi metterò i mesi, sono 12, ne metterò 6 da questo lato e 6 da questo lato. I giorni della settimana li metterò sotto, mentre i giorni, intensi, i giorni della settimana, lunedì, martedì, mercoledì, mentre i giorni 1, 2, 3, i numerali, li metterò nella parte centrale. Allora, partendo dalla linea mediana, con il retro del timbrino, traccio due circonferenze. In questo momento non sto facendo nulla, null'altro che prendere semplicemente delle pseudo misure che non saranno poi neanche tanto reali, e vi spiego perché. Perché il mio timbrino è più piccolo di quello della circonferenza che sto andando a tracciare, ma intanto mi assicuro di mettere tutto al posto giusto, cioè che ogni timbratura abbia il suo alloggiamento perfetto. Ok, fatti tutti i cerchietti. Allora, cominciamo a dipingere i nostri spazi, e io ho deciso di fare questo calendario con i tre colori rosso, nero e grigio, che si ripeteranno alternativamente. I rossi li metterò laterali. Inferiore invece lo facciamo nero, e ora con un po' di nero e un po' di bianco e una punta di rosso, perché il calendario è fatto da questi colori, quindi voglio che il grigio non viri al blu ma viri al rosso, creo il terzo colore che sarà un bel grigio. Ok, arrivati a questo punto dobbiamo intercambiare i colori dei tondini con quelli dei fondi. Quindi io direi di fare: questi rossi li faccio neri, questi neri li faccio grigi e quelli grigi li faccio rossi. Adesso, per rifilare bene tutti i tondi, che magari possono avere qualche incertezza se dati semplicemente a pennello, prendiamo il nostro stampino che abbiamo usato per prendere la misura e rifiliamo i bordi con un marker bianco o di un colore a contrasto che stia bene con quelli che avete scelto voi. Adesso prendo il fosforus acrilico della Ferrario e ripasso tutti i tondini dei giorni con un po' di acrilico fosforescente della stessa tinta su cui la passo. Anzi, veramente in quello nero e in quella grigia lo metterò con due tinte differenti, vediamo l'effetto che fa. Perché qui il rosso ce l'ho, ma non avendo né il nero né il grigio, poi userò magari un violetto e un giallo per quanto riguarda gli altri due colori. E vediamo che viene fuori. Così il calendario potrà essere visibile anche di notte. Sapete quando vi attanaglia quel pensiero? Oddio, è domani? Che giorno è? Venerdì, mercoledì, giovedì? Voi lo saprete anche alle 3 di notte, grazie al nostro calendario. Okay. Fatto questo, dobbiamo passare al trapano. Siamo pronti? E allora, su ogni tondino, ma nella parte spostata leggermente superiore, pratichiamo un piccolo foro. Arrivati a questo punto, è il momento di scrivere i nomi dei giorni, dei mesi e i numeri dei giorni. Quindi, piano piano, scriviamoli tutti.
il calendario di per sé è pronto, con tutti i giorni, i mesi e il nome dei giorni belli scritti. Adesso dobbiamo mettere i segnagiorni. E allora io qui dei pezzettini di Lego e all'interno di ognuno dei Lego andrò a saldare con della colla a caldo un tassello, ovviamente dopo averlo accorciato della misura giusta. Facciamolo insieme. Come prima cosa, con una pinza rompo il centro del Lego e poi trancio i miei tasselli ad una misura che sia quella che reputo più opportuna, con una pinza che abbia un buon taglio. Le mie sono un po' minuscole, ma vabbè, ce la potremo fare lo stesso. Tacchete e voilà. Quindi con la pistola a caldo riempiamo i Lego senza toccarli, che abbiamo su, senza toccarlo, riempiamo il Lego di che abbiamo svuotato precedentemente del suo centro. Inseriamo all'interno il piolino, così. Quindi mettiamo ancora colla a caldo fino all'orlo. Voilà. E facciamo sì che questo piolino stia bello in piedi, ben centrato. Così poi toglieremo i residui alla fine. Bene, facciamoli raffreddare completamente. Quindi, che dire, un gran lavoro per tutta la vita a questo punto, perché questo calendario ci accompagnerà veramente a lungo. Adesso riordino tutto, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo, che ho ancora qualcosina da dirvi. Pieno di sprint ma anche elegante e versatile, naturalmente adattato al vostro arredamento con i colori che più preferite. Io ho messo quella chicca in più del colore fluorescente per far sì che si veda anche la notte, ma insomma non è un elemento indispensabile. E allora, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su per tutti i giorni che ha il calendario e soprattutto state tutti i giorni con Arte per Te, seguite tutti i giorni tutti i social di Arte per Te, i link li trovate tutti qua sotto. Io vi auguro, ragazzi, una fine d'anno stupenda, che sia un anno che finisca bene come spero sia stato per tutto il corso dei suoi giorni, e spero tanto che inizi un anno ancora più bello per tutti voi. Auguri davvero di vero vero cuore, vi voglio un grande bene e ci rivediamo l'anno prossimo. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, buon anno!